one's coming back, the war isn't over. Here no more doubts. Give me courage when I'm changing again, you know. Cool of the winter, eye of the storm, I'll transform and disappear. End of my days, no more can this face read my mind. I stand with no shield, my body can't fight this way. Cause
Thank you.
Ciao a tutti e benvenuti su TV Pane e Ghiaccio, io sono Ziriot e stavo sbagliando tasto per attivare il cancello, stavo sparando i missili dalla mia astronave. Ho sbagliato tutto, ho annientato un paio di pianeti per sbaglio. Vabbè, succede ragazzi di annientare pianeti per sbaglio. Bene, le novità su Citadel sono queste. Brutalords si è visto, ma si è visto sotto altri nomi, di livelli bassi, cercano di darmi un fastidio che a me... come non funziona, in quanto io me ne sbatto altamente, anzi mi fa talmente ridere che può anche continuare perché così denota sempre più la sua stupidità. Altre novità, mi sono fatto la Fenice, ho preso la Fenice come cavalcatura, così andiamo alla ricerca dei turchi un'altra volta, cerchiamo di scoprire la loro base per restituire il favore alle Nazioni Unite che... in particolar modo a Brutalord, cioè non a Brutalord, scusate, a Bonecrusher, che ci ha aiutato anche a tamare una nostra nuova creatura, che è il Drago Infernale, la creatura più potente che di tipo drago volante. La creatura che solca i cieli più potente che ci sia in questo gioco ce l'abbiamo. Siamo proprio minchia, abbiamo cose d'assedio. Siamo proprio pericolosi. Il problema è che mi occupa tutta casa, è gigante sto drago. Adesso ve lo faccio vedere, ragazzi. È veramente grosso come drago. No, ho sbagliato, dovevo aumentare da qua. Ah, quindi oggi facciamo un paio di cose. Andiamo un attimo in perlustrazione di questi fantomatici turchi. Controlliamo e monitoriamo se Brutalord si sta facendo un altro personaggio sotto altro nome. Tramite... sia la tabella che ci fa vedere i player connessi e sia allo stesso tempo da Steam vedere con quali giocatori stavo giocando, quindi un paio di confronti e si arriva subito all'obiettivo. Il cancello l'avevo scelto chiuso, era minchia, la mia più grande X di questi 30 minuti che ho sloggato per avviare la stream. Vediamo un po' chi sta giocando. Rambo Norris. Facciamo un attimo una ricerchina. Mostra i giocatori. Partita attuale. Rambo Norris, vedete? Molti giocatori hanno lo stesso nome sia su Steam che sul gioco. Orlando, Bonecrusher, quello il nostro alleato, eccetera. Questo è Goat, giusto? Se ricordo bene. Sì, infatti, vedi, comincio già a ricordarmeli. In modo non tanto voluto. Ok. Allora, vi stavo dicendo, questo è il drago ciccione gigante, il drago più potente che ci sia. Questo è Alfio, il nostro amico. E poi abbiamo la Fenice, che abbiamo tamato prima, Squarta Rao, da Gantiti. E poi dove è finito... uè. Dove è finito Santino? Dov'è Santino? Che cazzo è finito Santino? Santino dice che è qua. Ah, ma non è che l'ho lasciato fuori Santino, poraccio. LOL. Poraccio, l'ho lasciato fuori. Vedete, adesso va un attimo, metto dentro Santino. Prendo un attimo di come si chiama. Ma dove ce lo fico Santino che non c'è più spazio? Lo devo ficcare dietro. Tradisci con la porta. No. Per la Fenice, dammi qua. L'equipaggiamo a Santino e ce lo portiamo dentro. Adesso non ci serve. Anche Santino è un bel drago, eh. Un drago nero che sputa. Che non è tipo quei draghi di fuoco, ma questi che fanno il lanciafiamme. Ma questo sputa proprio proiettili, come fa anche il drago infernale. So che il drago infernale ne sputa uno più grosso, fa molti più danni aria in più raggio, diciamo. Quindi proprio GG. Ok, dicevo, prima di parcheggiarlo ci vado un attimo con Santino, che stimabile drago. Ecco, si mette a fare questo tipo di cose. Ha chiamato tra l'altro il suo personaggio per pensare di rompermi le palle, Sardegna Merde. Mi chiedo più che altro perché non c'ha tutta la vita la struttura. Questo personaggio è di livello minore 30, quindi non lo posso manco attaccare. Pensa di essersi fatto furbo, ma pochi cazzi. Le poche volte che l'ha fatto con un personaggio maggiore 30 mi ha dato modo di provare varie cose.
che riserverò a lui nel caso tornasse a giocare qua seriamente. Non gli darò il tempo, lo invaderò appena lo trovo. Può fare il cazzo che gli pare. Allora, boh, mettiamo Santino qua. Un posto dove ci può essere un po' di spazio per Santino. Posso scendere? Mi fai scendere, Santino? Oh. Ora, la prego di darmi la sella. E anche di stare fermo. Come siamo messi a cibo? 97, 25, 57, 34. Perfetto. Cibo è perfetto. Non andiamo in giro col drago infernale. Lo prendiamo nel caso volessimo fare danni. Ma andiamo in giro con la Fenice. Squartarau. Non mi cancelli. Ma fammi uscire prima di chiudere i can... Fammi uscire! Oh, shit. Questo drago infernale è un problema. A parte che è difficilissimo usare i teletrasporti col drago infernale, perché è talmente grande che non entri nella torre, e quindi devi, minchia, stare a pigiare mille volte la... Allora, quello che voglio fare adesso è capire per cos'è sta zona d'attacco. Cosa abbiamo nell'inventario? Vabbè, facciamo così. Mettiamole un attimo su Squartarau. Sti cazzi. Anche questo. Tanto lo lascio in aria, in modo che non me lo vedano. Vediamo che sta succedendo. Traduttore alla mano, perché non sono un genio in inglese. State attaccando voi? Vedo il simbolo del siege. Vediamo un po'. Se mi dice di sì, gli chiedo se ha bisogno d'aiuto. No? Vado a vedere un po'. No. Vediamo che sta succedendo. Non ci importa se moriamo. Cioè, mi scazza se muore la Fenice, ma facciamo in modo di non farla morire andando molto in aria. Poi sti cazzi se ci uccide, cioè non ci rompe nulla, giusto? 60-80, 50... Esatto. Lutano aria nel caso. Io me la metto sempre a riparare la roba per evitare questi disastri. Vediamo che succede. Facciamo tipo Bugs Bunny. Che succede, amico? Mica, quanto faceva irritare Bugs Bunny quando lo faceva? Che succede, amico? Mica, sembrava proprio che prendesse per il culo. Ah, sto distruggendo una nazione. Che succede, amico? Nulla di che. Fregatene. Ma che cazzo. Oh. Non so se sopra i 500 metri mi fa andare. Vediamo un attimo. Sì. Essendo una cosa, non vorrei proprio rischiare. Allora, gli diciamo di stare fermo. È fermo, perfetto. Ci lanciamo. Incrociamo le dita. Togliamo un attimo l'audio, fammi alzare le cuffie. Ho bisogno di audio. Da dove sono penetrati? Di chi è prima? Crea.
Dove sono penetrati? Qui. Lel. Investigando la cosa. Ci deve essere un altro punto. Hello. I'm Pino. Do you know crea? Hanno provato a sfondare qua. Anche, mi sa. Oppure no. O è così o, si, o non ha finito di costruire. Però a quel punto pare proprio rovinato. Flow. Qui. Che strano. Fammi rigirare la struttura. A me pare solo che abbiano rotto là. Giusto. Oppure forse non ho guardato abbastanza bene. Tipo qua. No, ma è impossibile. Come possono essere entrati là? Come è possibile? C'è un buco evidente qua. Era sto rumore, clic clic clic. Sembra non ci sia un buco per interno. Okay. Dal tetto non l'hanno provato. È tutto integro. Tutto bello integro. Va bene. Pochi cazzi. Pochi cazzi. Fa vedere un po'. Fa vedere un po' nelle vicinanze più che altro. Cosa questa di chi è? Koshmare. Koshmare era più protetto di Crea. Strano. Veramente strano. Andiamo a vedere un attimo lassù.
Anche morta re di Crea. Ah, la sua gilda sta un po' morendo. Va bene, richiamiamo la Fenice. Dai, Squartarau. Come Squartarau sotto attacco? Ma da cosa? Oh, la stupidità è sotto attacco. Allora, iniziamo già qua. Andiamo a vedere subito se ci sono cose che non ci dovrebbero essere. Minchia, che nebbia però che non aiuta, eh. Andiamo a fare sto giro più illustrativo per ringraziare Bonecrusher. Andiamo proprio al limite, perché qui i furbi se la fanno al limite la cosa. Adesso mi percorro tutto il limite. Fino a tornare qua. Fuori campo. Ok, quindi più di qua non possono costruire. Vediamo un po'. Se anche stavolta si faranno una casa in acqua. Tipo quello? Denne. Questo me lo segno, ragazzi. Aspettate un attimo, prendo il foglio di carta magico. Cazzo, l'ho messo. Allora, finché non c'è più spazio, scriviamo. Denny. N. 30. E. 5. 80. T2. Grande. Scrivo grande, medio, piccolo, gigante per capire più o meno la quantità di materiale che dovrò usufruire. Tanto ho la mia formula costruita da me che mi permette di capire quanti lanci devo effettuare. Qua non è che ne debba utilizzare tanti. Penetro dal tetto. Il piano sarebbe questo. Proprio penetro dal tetto, ta 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 ta, fino a scendere giù, oppure. Questa base io tanto non la calcolo, tra l'altro ho speso un casino per fare tutto questo. Se l'avessi fatto in marmo con le bolle e tutte le cose, perché qui è perfetto. Devo mettere le torrette, eccetera, eccetera. La struttura è bella di per sé. Vedete, dovrò, come dire, perlustrare tutto l'estremo della mappa per notare punto case del genere. Segnarle e magari ci va di culo e troviamo i turchi. Questo è il piano. Quindi qualcuno l'abbiamo trovato da raidare, ma non sono i turchi. Fa parte di una fazione che la stanno fisso raidando. Chissà chi, tra l'altro. Ci sono questi qua che fanno. Iniziano un siege. E finiscono i materiali e non finiscono manco il siege e lasciano le cose danneggiate. Mica quelli sono i peggiori.
Io per evitare questa figura di merda mi sono preparato la mia formula. Perfetta. Poi non credo che nessuno si metta a meno che privo di intelligenza. Qui niente. Volevo aprire Discord. Vai, vai. Vai, uccellaccio. O te quando vedete nero, ma è quando schippo. Cioè quando faccio alt tab in breve. Se lo devo rifare. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Che cazzo è Discord? Oh. Aggiorniamoci la nostra stanza. Perfetto. Ne controlliamo tutto. Oggi ci siamo fatti una fenice apposta per questa. Per scovare i turchi. Siamo tra virgolette in debito con le Nazioni Unite. Molto tra virgolette. In realtà poi ne potrebbe benissimo sbattere. E che i turchi li voglio trovare anche per mio interesse. Chi sta giocando? Ok, nomi conosciuti. Tra cui tu, un turco. Dove siamo arrivati? Qua. Poi mi ricordo che c'era una casa gigante. Ben protetta. Che è più o meno come quella che avevano i turchi. Prima che la invadessero. I nostri alleati, intendo. Tanto questo venerdì, ossia domani, farò un'invasione, molto probabilmente. La stream durerà fino a tardi, questo voglio dire che ci sarà anche fino alle 2 alle 3. Ed è un orario eccellente per invadere, senza rotture di palle, proprio tranquillamente. Anche ascoltando musica. Io quando invado in orari dove c'è gente, la musica non la devo mettere. Devo sentirmi ogni singolo passo grazie alle cuffie 7.1. Qui ancora nessuno, nessuna casa, nessun nascondiglio. Cazzo, devo riattivare le schermatine. Perdonatemi un attimo. No, e basta così pure. Ok. Temperature sono fondamentali da controllare. Quanto è bello giocare a 60 fps e più. Fissi, intendo, vero? Fissi che non svarionino mai. Sto gioco è pesantuccio, Non pensate. Non è quel gioco leggero che sembra di essere. Pure lo sto giocando in ultra. Ancora niente per quanto riguarda le case. Qui avevo già controllato recentemente, ma diamoci comunque uno sguardo. Uno sguardo veloce. Chi c'è degli alleati? Goat, Zorro. Sto controllando i confini della mappa per vedere se trovo Tychos o i suoi amici. Magari usano la stessa strategia di prima.
C'è anche Bone Crusher, vero? Sì. Lo diciamo anche a lui. Boondarian, sì. Sì. Questa di chi è? Back for you. Niente, possiamo andarcene. Non voglio stare qui a lungo. Anche perché non ho idea se è il nostro alleato. Cioè, se mi beccano. Frugare nelle cose di un nostro alleato non è che sia molto bello. Back for you. Da un po' che non lo vedo. Back for you. Ma mi sembra che back for you era un nemico. Vabbè, per sicurezza, sti cazzi. Tanto era distrutto, diciamo. Quindi magari spreco tempo e basta. E invece sembra più utile fare quello che sto facendo adesso, ossia girare per cercare cose. E per cose intendo case di persone. Casa di Back for You, nostro amico o nemico, più che altro è già invasa, è già stata invasa. Minchia, oh, intreula. Controllo se Brutal Lord sta giocando sotto altro nome. Traducimi il nome. Name, dai. Per ora si è chiamato. Personaggio di livello inferiore al 30, pensando di darmi fastidio, in realtà mi ha fatto solo ridere. Oltretutto, è un insulto alla regione dove abito. Olè. Ok, sempre gli stessi. Beh, io sono il cartografo delle Nazioni Unite. Sono il mappologo. Sono colui che trova. E che ancora ha trovato poco e niente. Solo roba per se stesso. Yes, I think that the Turks play under other name. Maybe
comunque sapere chi fosse. Poi mi pare un po' nabbetto. Un po' nabbo. Noob. Come se avesse iniziato a giocare da poco. Più che altro l'ho messo nel mio clan col grado che non gli permette di fare nulla per sicurezza. Io penso sempre a tutto, ragazzi. Noi abbiamo questo qua. Si chiama Ari, eh? Come cazzo è? E pareva Nabbo. Vabbè, adesso vediamo un po' che ci dice. Nel caso a cui facciamo attenzione. Li devo evitare. Vabbè che sono molto più veloce. Quindi sti cazzi. Vabbè, controlliamo. Continuiamo a controllare i confini. Il nostro compito di oggi. Oggi ci dobbiamo fare un bel giro del quadrante della mappa. È per questo che abbiamo preso la Fenice in off stream. Sì, farlo con un drago sarebbe stato palloso. Va molto più lento della Fenice. Una cosa orribile. Mi sa però che per viaggiare così, tanto dovrò usare solo questa visuale. Metto il campo visivo gigante, così posso vedere di più. Dov'è? Così, ecco. Posso vedere più parte della mappa contemporaneamente. Poi la tolgo quando devo fare altro. Vediamo un po'. Qua c'è la torre. Qua non si nasconde nessuno, è vero? No, è impossibile. Io sono praticamente i servizi segreti della delle Nazioni Unite. C'è l'altro, chi era? Setia. Si chiama Setia l'altro probabile turco. Per Setia invece non ne so ancora nulla. Non ci ho avuto ancora a che fare. Se magari mi copi quello che gli voglio. Porca puttana. Controlliamo ancora i confini della mappa. Io mi fido di Google Traduttore. Speriamo che non stia scrivendo cazzate. Ritorniamo ai confini della mappa.
Gli arcimaghi gli piace costruire nell'acqua, a quanto pare. In realtà hanno tutte le ragioni, veramente conveniente. Qui quando è? Ok, qua il confine. Ok, dobbiamo viaggiare verso questa parte, così. Dai, sto sforzo, per oggi ci facciamo il confine della mappa, controllando un po' gli interni. Qualcuno l'abbiamo trovato dal radar, che può sembrare anche divertente e proficuo. Tra l'altro non lo sento mai, quindi forse può essere una preda gustabile e poco compromettente. Te alleati col clan di Crea. Quale altro genio ha usufruito dei confini della mappa? Praticamente, secondo me, bisognerebbe fare una volta alla settimana un giro del confine della mappa per vedere se c'è qualche nuovo furbo. Progetto di una fortezza impenetrabile nell'acqua. Veramente fattibile, ma allo stesso tempo è costosissimo. Veramente costoso, ragazzi. Fare una casa veramente impenetrabile, perché dovresti fare delle fondamenta che non siano discutibili, come hanno fatto quelli, cioè come hanno fatto i turchi. Hanno fatto una struttura che in superficie era una minchia, una cosa incredibile, impenetrabile, impensabile. Però era retto da due pilastri del cazzo. Loro hanno buttato giù un pilastro e è crollata a metà casa. Andiamo. Che figuraccia che hanno fatto i turchi. Minchia. Hanno fatto le cose mega galattiche in superficie e poi tutto retto da due pilastrini. Minchia. Anziché l'hanno notato subito, hanno incominciato a tirare magia in acqua. Ok. Sembra che in questo lato non ci sia nulla. Questo cos'è? Un boss, ok. Ok, thanks. Non torno più or foe. Lo dia foe. Alf East, North and Ovest are clean. Beh, non invia. Ah, ok. Che cazzo, perché non mi ha inviato quel vabbè. Alf East, North and Ovest are clean. Now I search South and other Alf East. Ok, qua pare a posto. Scusa un po'. Quanto si continua per qua giù? Fammi vedere. Proprio l'angolino dell'oceano.
Non scappano i turchi. Se vogliono continuare a vivere in questo server, verranno per forza trovati prima o poi. Ma cazzo, li voglio trovare io prima che lo facciano i miei alleati. Sono io i servizi segreti. Sono io il cartografo. Sono io il mappologo. Sono io l'arcimago Raspucci. Ah, ah, fuori campo. Stiamo andando oltre. Qua è impossibile che siano fuori campo. A meno che siano delle divinità. Indruliamo tutto. Vicino ai boss non credo lo facciano. Non sono così stupidi. Quindi rimane tutta questa parte qua da controllare. Bellina quella canzone. Questi turchi bisogna distruggerli prima che crescano più di come sono cresciuti prima. Proprio bisogna annientarli, cavolo. Ora niente. Alla fine ce la siamo guadagnata molto bene la fiducia delle Nazioni Unite. Mamma mia. Fuori campo. Ancora niente. Oh. Mettiamoci comodi. La ricerca, ragazzi. Fuori campo. L'ultima volta i turchi erano esattamente qua. Esattamente qua. Proprio nell'angolino. Vediamo cosa sceglieranno stavolta. Pam pam pam. Dai, che ci siamo quasi a concludere questo lato. Poi ci dobbiamo fare fino a qua praticamente. Quindi metà dell'ovest. No, l'altra metà dell'est, scusatemi. Zodico. Noi riandiamo comunque qua. Oh.
Nulla di strano, nonno. Nulla. Pam pararara. Pam pararara. Sembra niente, sembra che abbiano cambiato idea sul dove farsi la casa. Vediamo un po'. Ecco appunto, di un intero castello guardate cosa è rimasto. Ci ha messo la cosa Zantar, che come ho fatto io con Brutalord. Però ci ha messo il trono d'attacco. Ma questo non è il trono d'attacco? Scusa un po'. Ma quanti... Ma esistono altri troni? Trasmutatore, 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 trasmutatore. No, vabbè, quella roba che è. Lol. Minchia, la vorrei sta cosa. Giocatore grande di mano. E oltre questo non vedo altri troni. C'è il trono... Scusa un po'. Ma questo è il suo trono da 10.000. What? È la casa di Zantark. Ma che ci ha lasciato Zantark? O forse ha un castello unico con gli altri e quindi poteva togliere il suo trono. Possibile. Noi continuiamo per lustrare fino a qua. Poi da qua andiamo sulla torre. E noi il nostro lavoro per oggi l'abbiamo fatto nei confronti delle Nazioni Unite. Qui chi c'è? Nick. Tampa ferm. Ma che è? Lol. Si è fatta la cosa per l'acqua. Ma come può andare? Vabbè, ci sarà un altro punto dove... No. Ah, vabbè, l'uscita, sti cazzi, allora. Andiamo. Un draghetto. Ok, stiamo per finire il nostro lavoro.
Maledetta nebbia, mi complica la vita. Ok, dirigiamoci qua. Ah, è fermo. Vai avanti. Oh, bravo. Sempre a casa del tizio. Se, sì, è lui. Allora posso anche subito girarmi, perché allora l'ho controllato anche fin da qua. E GG. Sì. Andiamo qua, il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Oh yes, oh yes. Mi sa che adoperiamo il nostro drago infernale e ci finiamo la quest degli orchi e dei giganti. Questa è casa del tizio che hanno un vaso. Pare che non abbiano fatto nulla. Questa casa invece? Rotta, sfondata, sì. Una casa d'assalto di Mortar. Là. Non so se tornare a casa. Eh sì, volevo fare un'altra sella da mettere. Anzi, ne vorrei fare due. Le metto tutti e tre i draghi che ho. La sella. Fanculo. Quanto roba ne abbiamo. A voglia. Vabbè, scriviamogli nel mentre. Ho controllato tutti i lati e non c'è traccia di loro. Non mentiamo, non gli diciamo che non c'è nulla. Semplicemente non c'è traccia di loro. Che non sto dicendo che non c'è nulla, ma che non ci sono loro. Si può essere onesti anche omettendo. Aperto un varco, in quanti siamo? No. Cioè, anche se in realtà siamo quasi tutti. A parte Azza. Azza è un bel problema. L'unico che mi potrebbe rompere il cazzo. Poi onestamente non c'ho voglia di farmi il varco. Fammi un attimo parcheggiare la Fenice. Vediamo. Andiamo a farci tre selle. No, due selle, che dico? Due selle. Sicuramente mi serve il ferro. Allora, vediamo un po'. Dov'è? Serve 10 di ferro e 40 di cristalli. Minchia, non mi fa vedere le casse. Di cristalli. Poi
Troppo grande. Devo fare una casa solo per loro, cazzo. E mi sa che la faccio. La metto in progetto una casetta per lui. Eh sì. Mi piace l'idea. Allora, nel mentre vediamo cosa ci serve per per questa parte. Sono 20 di stoffa e 40 di pelle. 20 di stoffa, 40 di pelle. E mi sa che per prendere... dai, lo faccio. Prima mettiamo a fare a questo. Una sella qua e una sella qua. Ma sta piovendo. Minchia, se sta piovendo. Si sente il temporale. Fammi togliere il campo visivo da così e fammelo mettere normale. No! Vabbè, tu sei a 100 per forza. Così mi torna la visuale normale con il range giusto. Oh, finalmente. Prima stavo usando la versione massima perché mi dava molto più range col drago, quindi vedevo più porzioni di mappa. Ok. Mentre cosa possiamo fare? Abbiamo un casino di questo. Mettiamolo a fare. Facciamo livelli in modo passivo, cioè facciamo esperienze in modo passivo. Così. Perfetto. Questo non la devo toccare. Piuttosto mi servirebbero molti funghi. Molti funghi. Le foglie di buscas e l'aro titano le posso già lavorare. Lavoriamo queste cose qua. Appena finiscono le selle devo mettere quelle, me lo devo ricordare. Anzi, fammi vedere una cosa. Ma di pozioni. Le erbe di bufalo non ce le ho. Però queste sì. Faccio un casino di... facciamo flaconi di salute, non semi. Flaconi. Facciamo dei flaconcini. Facciamo altro mana. 26, ottimo. 26, ottimo direi. Allora, questo lo appoggiamo. Non ci serve. Appoggiamo la foglia che sta là. Prima però disintegriamo questa. Sacco di semi. Aro titano. Dovremmo incominciare a usare sti materiali poi. Fatto. Perfetto. Fammi 74. Cazzo. 74 semi di elleboro nero, quello che serve sempre. Sella, andiamo a equipaggiarla. Possiamo prendere anche l'altra subito? Sì, perfetto. Andiamo a equipaggiare le selle alle nostre creature volanti. Allora, gliene serve una dominatorte. Poi la fenice ce l'ha già. Mi serve mi fai passare. Che palle, mi devo inginocchiare. Ma guarda te, mi devo inginocchiare a casa mia. Oh, e una anche a Santino. Il drago nero. Aspetta che alla fine dei conti è più difficile catturare un drago nero che una fenice. Ma indiscutibilmente è più difficile catturare sto drago gigante che il drago nero. Allora, il nostro piano sarà andare nelle zone che ci interessano con la fenice. Ci lanciamo da molto in aria. E poi ci avviciniamo con il dominatorte. Dobbiamo farci 9 orchi e un gigante. Col dominatorte ci mettiamo un secondo. Abbiamo oggetti da lasciare? Assolutamente sì. Uno giù. Uno giù. Qua. Questo e questo. Sì. Ancora sta facendo. Io sfrutterei in realtà l'occasione. Adesso vorrei in realtà fumarmi una sigaretta veloce. Sfrutterei l'occasione per smaltirmi tutta questa pelle e farla diventare pelle normale. Cioè cuoio del cazzo in breve.
Così cioè, sempre, cioè, facciamo sempre esperienza in modo passivo. Dobbiamo un po' rannarci l'esperienza. Un po'. Dammela tutta. Posso? Perfetto. Ok. Questa la possiamo fare a mano. Sono 376 di pelle. Che poi dovremo ritrasformare. Aspettate. Che poi dovremmo ritrasformare in quello che sta facendo qua. Chissà che finisce prima. Ma credo che finisce prima questo. Bene. Così no, aspetta. Fammi togliere tutto, che io riparo tutto. Visto che ci sono, denudiamoci. Vai. No, che faccio? Così. Ok. Le porte le ho chiuse, vero? Adesso devo dare la stessa informazione che ho dato a Zorro, anche a Goat e Bone Crusher. E basta. Chiuso. E mo qua come cazzo? Che non ho manco la scopa. Aspetta. Minchia. Drago gigante, mi stai dando problemi. Devo fare una casa solo per te. Ok, è chiuso. Ok, torniamo giù. Andiamo in zona, nell'angolo, nell'angolo con cottura. E aspettiamo che costruiscano queste cose. Tutte queste cose qua. Ora ci mettiamo così. Semi li anche già fatti. Mettiamo a guardare questo. Pelle con pelle. Io che faccio pelle a mano e la macchina che fa l'altra pelle. Giriamoci una bella sigaretta. Qui l'agente speciale Arcimago Pino Raspucci ha completato il lavoro che doveva fare come agenzia segreta delle Nazioni Unite. Ora si mette a farsi comunque lui un po' i cazzi suoi. Ma allo stesso tempo sorveglia, guarda. Pam, 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 pam. Domani cioè, gireremo interamente un'intera isola. Cioè un'intera regione. Facciamo regione a, una regione a giorno. Cerchiamo con cura. Partiamo da giù. Ed oggi sono avviate le ricerche massive in modo selettivo. Pam, pam. Ok ragazzi, faccio velocissimo, sto tornando, vi lascio la musica. Yes.
E chi c'è? Siamo un po' la music. Ah. Mi ha risposto solo buon Crusher. Minchia, abbiamo sette troppe cose da... Aspetta un po'. Serve questo e questo per forza. La cosa per estrarre. Voglio andare ad estrarre pietra. Perché? Perché serve sempre la pietra, ragazzi. Ecco perché. Nel mentre ci mettiamo a fare la pelle. Appena finisce di fare la pelle, siamo a posto con la coscienza. No, un legno. Basta, sono troppo abituato a fare legno ultimamente. Proviamo ad andare su. E anche i funghi devo fare. Porca troia, è vero. Poi andiamo a fare livelli. Proviamo a livellare un po' velocemente.
portiamo appresso anche il drago nero, mi sa. Cerchiamo di fare proprio delle botte veloci. Dai, stupido, stupido di un cazzo di cosa. Minchia, ti ammazza colpi di bastone. Vabbè, vaffanculo, tanto. Ok, pietra. Pietra, stecca dobbiamo fare, ragazzi. Funghi. Bella sta canzone. Ci voleva Luba qua che gliela pompavo nelle casse, cazzo. Sai che prossimamente proverò a fare una live in 1080 per vedere un po' come va. Regge. Dovrebbe reggere, ragazzi, senza nessun problema, tra l'altro. Sperando, vorrei portarle al 1080. Wow, sto gioco a drop di FPS ancora. Ma quando è che fanno qualche aggiornamento giusto? Qualche aggiornamento riguardo l'ottimizzazione, dico. Cioè, i miei pezzi sono veramente molto avanti, diciamo, per questo gioco. E non ci credo che sia per i pezzi. Impossibile. Poi è proprio questione di cali di frame a seconda delle cose. Boh. Bella. Ah, farmiamocela. Unghi. Ci servono per fare il insomma il letame, come cazzo si chiama quello per concimare meglio, un concime alla fine, sì. Ui. Ah, l'uccellino di merda, ma vaffanculo. Ti chiamo la... Guarda che ti chiamo il drago nero, eh. Mi sa che lo chiamiamo anche perché ci serve. Santino, vieni. Vieni, mi serve. Vieni, vieni. Sì. Senti, Santino, invece di giocare... Dai. Beh. Che è successo? Ah, dai. Santino! Che bug. Dove sta andando? Poi messo così, dove sta andando? Vabbè. Mi consenta di spostarmi un attimo.
Oh, bravo Santino, ce l'hai fatta a capire tutto. Dai, dai, tieni. Tieni tutto questo. Anche la pelle. Olè. Ah, a proposito, ma perché non mi sfondi quel bastardo? L'uccellaccio di merda, dov'è? Dai, rompimelo. Vai a giocare con lui. Minchia, durato poco. Bravo Santino, bravo. Bravo Santino, bravo. Se vuoi vai a giocare con l'orso. Come siamo a cibo? Perfettissimo. Ma che bello che sei, Santino. Cucci cucci cucci. Ah, ti ho trovato un amico, vai a giocare con lui. Vai, vai, divertiti. Tra poco arrivo anche io. Due ne ho uccisi insieme. Minchia. Ero più incazzato nero a Santino oggi. Ok. Prendiamo questa pietra. Vai a giocare con lui. Col metallupo. No, Santino. Stavolta hai slisciato. Bravo, Santino. Senza usare manco il volo. È un drago d'onore. Ok. Andiamo a prendere le membra del lupo. Some point will find him. Cos'è che ha detto? Well. Minchia, non riesco a scrivere. Vabbè. Io gli rispondo con Dune. Bisogna setacciare regione per regione. Oh, sì. Vabbè, cazzo, ce li prendiamo ste cose che comunque sono utili. Dove mi hai sbalzato? Meno male che c'ho la scopa per pararmi il culo. Oh. Ce l'ho tutto, tutto, tutto. Holy shit. Poi col legno dopo volevo fare una cosa. Sì, dopo faccio una cosa col legno. Così evito cagature di cazzo. Faccio una sorta di confini. Abbastanza larghi, diciamo. Così che la sua strategia non funziona comunque. La strategia di quello stupid lord. Ah, che dolore. Oppala. Stink, stink, stink.
Dai, che mancano ancora 141 di pelle. Tink, tink, tink. Ok. Quelle pietre le abbiamo fatte, sì. Andiamo, Santino. Purtroppo oggi mi sono dimenticato anche di dirlo. Ranekau è tornato a vivere nel suo... nel suo stormo di draghi. Oggi l'abbiamo liberato. Magari un giorno si ricongiungerà. Chissà. Possibile. È molto possibile che si possa ricongiungere il Ranekau. Ci ha portato... ci ha... si è fatto molta strada con noi Ranekau. Molti livelli. Oggi, come Charizard aveva fatto con Ash, si è dovuto andare ad allenarsi per i fatti suoi. Shit, devo caricare il cellulare. Ok. Su, vai a giocare con lance. Minchia, ti avevo detto giocare, non bruciare. Oh, oh, calmati, Santino. Non è successo nulla. Minchia, l'ha distrutta. Vabbè. Ah, c'è un cinghiale là se vuoi giocare con lui. Però ho detto giocare. Vai, vai. Vai a giocare. E uccide. Vabbè. Santino è alla fine un bravo drago, ma è un po' esuberante. Si lascia prendere dall'emozione. È vero, Santino. Bello, Santino. La pietra, ragazzi. L'altro, siamo vicinissimi a casa. Legno. Sapevo l'inganno. Che carico pieno. Santino, vieni qua. Manovale mio. Tieni, tieni. Tieni, 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 tieni. No, vabbè, gli ho dato da mangiare per sbaglio. Aveva già mangiato. Così. Dobbiamo proprio riempire di pietre. Ci riempiamo di pietre una volta per tutte. A parte che devo continuare la torre. Non ci siamo dimenticati della torre.
tink tink tink. Ma ce la stai... Ma c'è... Oh... Ma che cazzo? Sei lento a prendere pietra. Oh... Vai a giocare col cinghiale. Ho sentito il rumore di morte. Rileviamoci dalle pallet. Piano piano, buono buono, ci riempiamo di pietre in una maniera oscena, ragazzi. Ok. Perfetto. Scusa, Santino, quanto hai di inventario? Minchia. Vabbè, dai. Abbiamo quasi finito il lavoro, eh. Abbiamo quasi finito di raccogliere. Provare a fare solo con Demolitorte. Uè, stai calmo. È geloso, eh. Hai visto che ci siamo, lo prendiamo. Ah, che priorità. Turu turu turu. Perfetto. Ok.
Legna, stack. C'è legna, pietra, stack. Che cazzo dico? Tin, tin, tin. Di ferro. Quanto siamo? Dai, ci manca pochissimo. Ah, voglio salire là sopra. Beh, vabbè, ho perso. Allora. Sì, mi sa che la uso per fare la... Ne parcheggio, guarda, ne parcheggio 4... Ne parcheggio 500. E la restante pietra... Noido, non crea, io non so crea. Va benissimo. Loro non lo conoscono, non sono né amici né nemici, quindi... Nulla mi toglie il fatto che posso fare un raid venerdì che ho già mirato. Ops. No problem. Thanks for the information. Carico eccessivo. Andiamo, Santino. È ora di partire. Sì, parcheggiamola. Parcheggiamo un attimo la situazione. Un attimo il drago qua. Stai fermo. Ok. Faccio un attimo una cosa. Parcheggio tutto questo. Tranne questo, grande. Poi prendo tutta la pietra. Ci vorranno un po' di viaggi. E la devo parcheggiare qua. Ok. Tutta la pietra la dobbiamo mettere qua. Questo è raccoglivo anche il resto. Ah, tutto posso prendere, ottimo. Giusto, giusto. Cazzo, sto andando. Perfetto. Ok, chiudiamo un attimo le porte. Drago gigante. Adesso lo usiamo, tranquilli. Allora, i minerali vanno messi qua. Oh, gli stala. Qua, 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 nel mentre qua, questo, 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 questo. Possiamo anche rimetterci dov'è, a fare quelle due di pelle là che dovevamo fare. Poi dobbiamo appoggiare roba nell'armadio, il cibo. Minchia. No, la devo fare, la devo assolutamente fare la casa per sto drago. È impossibile.
ci dobbiamo parcheggiare questo, 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 questo e basta. Ok, qua aveva finito di fare questo, giusto? Dammelo. Lo parcheggio di nuovo qua. E ci mettiamo a fare altre 382 di pelle. Minchia, guarda che sono tante. Ok. Tutto qua. Tranne la legna. Poi abbiamo 74 semi che adesso portiamo da quella parte. Qui non abbiamo nulla. Ok. Andiamo da qua. Se no c'è un casino da sopra. Come siamo messi qua? Posso? Ok. Dai, prendi tutte le piantine. Con permesso. Di cosa le facciamo? Facciamo only le boro. Così le smaltiamo un po'. Ok, riempito di alleboro, possiamo parcheggiare il resto. Diamo un po' di acqua all'impianto. Cioè, cosa c'è là già? Possiamo andare a parcheggiare. Sì che c'è lì già, vero? Perfetto. Possiamo andare a parcheggiare tutto di là. Abbiamo 321 frost food. Mandracole molte, quindi possiamo anche potenziarci le cose. Pietre ne ho fatte, di queste ne ho tante. Fa anche rima. Ok. Fammi passare. Prendi le fialette. Ce le montiamo subito. Qua non sto facendo nulla, perfetto. 1012 di pietra. Andiamo già a spendere la pietra. Questa la mettiamo? Vuoi gioco? Ok. Ora. Serve supporto. Come non mai. Allora, ok, un altro così, altra scala. Ok, ora questo piano ce l'abbiamo. Ta 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 ta. Ok, dobbiamo tappare questo.
così. Ora, questo qua è normale. Così. Muro curvo. Muro. Uguale uguale all'altro lo facciamo. No, questo. Pare sia questo. Minchia, ottimo. Abbiamo chiuso il piano, sì. Perfetto. Minchia, che brutto che non tocca le cose. Minchia, glielo devo mettere io in palcaturina per farlo più bellino. Questo tocca là, perfetto. Ora mi servirebbe un po' di ferro. Un po' di ferro e ovviamente altra pietra. Passiamo da giù. Ferro e altra pietra. Allora, cosa serviva per fare una porta? Due di ferro. Vabbè, legna. Tant'è che ne serviva 20. Vabbè, 2. Credo di aver tutto. Perfetto, andiamo a mettere la porta e prendiamo molta altra pietra. 429, dai. Ci facciamo bastare sta cosa e siamo contenti. L'altra pietra ce la lasciamo. No. Che culo. No, vai che mi... Ah, bello. Che culo davvero. Andiamo su. Qua è completamente tappato, sì. Ok. Perfetto. Continuiamo ad ingrandire sta cosa. Niente, non ho mana, sto un po'. Devo fare tipo così. Un po' in stile Minecraft. Solo che qua non c'è il pulsantino per... Ok. Vabbè, devo mettere questo. Mettiti. Dai, non fare il burbero.
Ok. Il giro completo l'abbiamo fatto, dobbiamo fare un altro giro. Così. 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 Abbiamo già fatto un altro giro. Perfetto. Ci facciamo anche un altro giro. No. Ma che ho fatto? Ah, non incominciamo a sprecare il materiale. Un altro girettino. Anche se potevo fare il balcone della prima cosa. Potrei incominciare a farlo in realtà. Allora facciamo così. Ci prendiamo il tanto che ci serviva per fare un'altra porta. Dai, fammi passare. Cioè che la pietra la prendo tutta lo stesso. E GG. Vabbè, anzi. Allora, quanto serviva? 2 di ferro e 30 di legno. Facciamo il primo balcone. Già la nostra torre. Oh. Qui. Ma l'ho messa giusta. Il culo. Porca troia. Questo non ce lo posso attaccare, è vero? Minchia, suona veramente brutto. Questo è minuscolo. In realtà potrei mettere questo. Please. Minchia. Devo per forza entrare un attimo, salire là sopra un attimo. Meno male.
Cazzo. Forse potevo trovare una soluzione migliore. E vabbè, oh, sti cazzi. Sti granca. Dai. L'importante è che ho chiuso le porte. Sì, eh sì. Ok. Cosa abbiamo addosso? 20 di pietra. Andiamo a appoggiarle. Chiuderei provvisoriamente della serie non sia mai questa parte. Andiamo a rimetterci l'armatura. Cazzo, dovevo chiudere anche là. Ok. Dalla più potente alla più scarsa. Così. Per un passo di livello mi devo mettere altro spazio nell'inventario, perché sennò incomincio a diventare veramente bastardo. Da un po' che non controllo chi c'è. Ah, siamo in pochi. Va bene. Meglio così. Siamo in pochi e metà li conosco. Ok. Orchi e altre cazzate. Dove li possiamo trovare? Possiamo trovare nelle lande glaciali. Dobbiamo farci sta missione. Facciamo sta missione e poi, se abbiamo tempo, cambiamo gioco. Mi sa che forse tempo non ce l'abbiamo. Siamo quasi arrivati, sì. Bene. Ma non benissimo. Cazzo, volevo farla circolare anche il balcone. Bellino, bellino. Andiamo qua. Cazzo è? Ah, è qua su. Oggi mi sta solo live di Citadel, vabbè, dai. Si inizia il terzo capitolo. Oggi è iniziato il terzo capitolo. Ok. Voglio chiamare al mio amicone. A Dominatorte. Appari Dominatorte. Eccolo. Bene. Scambiamo un attimo i ruoli. Allora, Santino, così. Tu, così. Nel caso servisse. Andiamo? Minchia, quanto è grande.
Dici attacchiamo, dai. Ui, ui, stanno facendo un male non indifferente. Vi ammazzo dall'alto, bastardi. Sessantino si toglie dalle palle. Beh, però... Santino. Che uno è morto. Buff. Altri? Minchia, è veramente grosso il raggio dell'esplosione. Minchia. Ah, fammi controllare. Prendiamoci lo scrigno prima di tutto. Assediare con le cose con questo qua ormai è cazzata. Ha troppi danni. Sgravo, ragazzi. Però non abbiamo trovato gli orchi. Ah. Ancora mi sta attaccando. Ce la fate ad ucciderlo, per favore? Andiamo. Andiamo qui. Prurito. Perché Santino non fa nulla? Ok, Santino. Sì. Stink. Ora 9 orchi. Tutti qua. Tutti belli triggerati. Ottimo. Ma quanto cazzo è facile usare, cioè fare i campi con questo drago. Ding. Ding. Altri. Ne ha attaccato a lui. Aia cazzo, mi ha tirato una pietra in testa. Dio di puttana. Affanculo. Raga, che sono più forte di un drago infernale. Che cazzo mi lanci la pietra in faccia a me? Ah, rubiamo lo scrigno nel mentre. Tanto se la caveranno benissimo i miei draghi. Cazzo vuoi? Un altro! Ori! Altri? Ci sono altri scrigni, fa vedere. Possiamo andare. C'è un gigante ma non ci interessa.
Altri orchi, andiamo qua. Vabbè, non è lento lento, per essere così grosso. Facendo il culo in velocità a Santino, ed è molto più piccolo. Ma alla fine ci fa il culo anche a questo di velocità. Non mi importa chi siano, ma li devo ammazzare per questioni di cose. Dai, sfondiamoli. È un cannone, letteralmente, questo gioco. Cioè, questo drago. È proprio un cannone d'artiglieria. Ok. Ci liberiamo la zona e poi possiamo anche scendere. Perfetto. Prendiamoci tutto. Un po'. Vieni, dominatorte. Tieni un po' di roba. Mica il pollo. Perfetto. Uè. Santino, vero? Non esagerare. Mettiti a volare anche tu. Vieni, Santino. Fartelo ripetere. Oh. So. Cazzo è, non lo vedo bene. Fanculo. Però Santino sta a guardare. Posso ora droppare tranquillamente? Ok. Prossimo coso, andiamo qua. Manca un cazzo di orco. Dai, lo troviamo quest'orco da uccidere. Dai che ce lo uccidiamo. Ci completiamo la missione. Aumentiamo sperando proprio le dita incrociate di livello. E sono contento. A me avrebbe fatto piacere se anche altro cazzo di drago combattesse. Invece sta a guardare. Sta a guardare il migliore che fa. Ah, guarda, io di elaborazioni non mi fido niente niente.
Tosto vi bombardo così. Puff. Vi colpisco tutti. Cazzo scappa l'aberrazione. Lo cazzo scappi. Aia. Minchia lancia. Qual è il veleno che ha l'aberrazione? È veramente forte. Sia tua. Dov'è? Dov'è il suo cadavere? Eccolo. Attacca questo cazzo di orco. Oh, la missione l'abbiamo anche fatta. Inchia quanto sei grande. Latte. Oh yes. Pluff. Pozione di mana diluita, ma poggiamo ste cose. No, io vabbè, gli ho dato del cibo, se lo merita tutto. In realtà. Andiamo a consegnare la mission. Ok. Sa che cambiamo drago. Cioè nel senso, adesso questo lo lascio su. Non voglio girare con lui. Lo lascio molto su. Santino, te vieni che è tanto da usare a te adesso. Arriviamo al limite. Dove non viaggia nessun altro. Sì, perfetto, siamo al limite. Scendiamo un attimo che sennò non ci fa scendere. Gli diciamo di stare fermo. Così. Ok. Vieni, Santino. Vieni qua. Ok. Con Santino andiamo. Andiamo qua. Da dove siamo arrivati? Guardate, manco si vede più a, a come si chiama, a Dominatorte. Però gli mettiamo un segnalino sulla mappa per far vedere che è qua. Così per non avere dubbi. Quanti danni fa lui? Invece fa molti, ha molto meno raggio di esplosione, però i danni si avvicinano, dai, circa si avvicinano.
la missione si trovava qua nei dintorni. Forse è meglio l'altro punto. Entrambi lontani. Ma questo credo sia il più vicino. Quanti danni fa? 753. In realtà siamo lì di danni, eh. Il danno non è che cambi molto. Guarda, fa più danni il drago infernale. Però la sua hit è proprio il danno ad aria. Quindi col drago infernale l'esplosione sarebbe stata talmente grande che l'avrebbe beccato. Woodturn è abbastanza difficoltoso da distruggere, però è fattibile. Forse sarebbe meglio anche entrarci da solo. Perfetto. Tan tan taratan. Mentre che vado via, ci sono missioni da prendere. Ce n'è una qua. Andiamo a vedere. Dai, andiamo a vedere. Ok, vediamo un po' che missione ci offre sta cosa. Ma boh, ho un brutto presentimento. Una missione stupida, immorale e inutile. E se mi chiede di creare cose, minchia, in Material X, di cui io non ho scoperto, perché non mi interessa scoprire, ma manco la prendo. Dimmi. Drago infernale domato. Minchia, ma non me la potevi dare prima che l'ho domato prima? Non posso prenderla. Uno, c'ho gli slot pieni. E poi domare un drago infernale richiede la presenza di un'altra persona. Assolutamente. Invece è qua che queste ti danno. Vediamo un po'. Caramba, la poteva dare prima, no? Drago infernale è quello che stavamo usando prima per artiglieria. Il drago gigante. Non questo qua. Proprio questo qua, dominatorte, è esageratamente enorme. È proprio grasso. Abbiamo lasciato... questo punto è proprio letale, pieno di cose che volano. Un po', fammi volare basso. Dai, il drago infernale. Minchia mia, a me. Boh, se mi muore Alfio... Il prossimo drago sarà sempre un drago infernale, mi sa. Cerco di ritamarlo. Però ci provo da solo più che altro. Veramente estremo il fatto da solo. Ah no, aspetta, devo andare a vedere per una missione qua. Oh, ce l'ho quasi. Cosa vuoi? Piastre pettorali d'ossa create, vedete? Quel tipo di missioni che tanto odio.
crea questo, crea quel. Minchia, lo sviluppatore non ci pensa che non se le vuole fare quelle piastre di merda scheletriche del cazzo. Aigrun, vediamo che ci propone la quest alla torre di Aigrun. Tu? Minerale d'oro raccolto. Solo. Perché? Ah, avevo premuto rifiuta. Ma vaffa Napoli. Ok. Semplice. Questa quest è veramente ridicola da fare. La facciamo adesso. Semplicemente andiamo a casa, prendiamo 30 di oro ed è fatta. Ne abbiamo di oro, guarda. Un modo per utilizzarlo alternativo, ottimo. Ci andiamo anche con la fenice, per modo proprio per fare velocità. Allora, richiamiamo il drago infernale, dominatorte. Tanto adesso lo mettiamo dentro. Anche perché mettere dentro sto drago è tutto un progetto. Qua non si è messo nessuno, vero? Minchia. Porca troia. Fammi provare col drago infernale. Che questo fa danni aria. Minchia. Tutto ci crolla col drago infernale. Incredibile. Incredibile. Veramente sgrafo, mamma mia. Se ne prendo due in futuro, dove cazzo me lo metto? Ora capite, ora vi faccio vedere. Sto completando sta torre perché mi sa che ce lo fico là. Poi quando la finisco. Cioè, guardate cosa devo fare per... Perché c'era un albero qua? Guardate cosa devo fare per parcheggiarla. Allora, prendiamo bene le misure. Non sembra ci entri, però... Beh, un po'. Ce la faccio entrare in un modo o nell'altro. Dai, smettila. Oh. Dai. Stringi le ali. Ah. Beh, bravo, bravo. Ora non vedo un cazzo. Scendere qua è un problema. Oh. Dove cazzo sono sceso? Minchia. Proprio in mezzo alle palle, bravo. Vieni, Santino, vieni anche tu. Ok. Aspetta. Lascia un attimo, non a Santino, ma a lui. Questo, questo e questo. Faccio dopo. Con lui faccio dopo. Ah, sì, sì, sì. Loro, loro. Importante. Voleva 30. Guarda come lo raccolgo veloce. Stink! Missione completata. Andiamo, finisce. Tocca a te adesso, facciamo un giro con te. Beh, lui è nettamente più veloce di tutti. Oddio! No, stai fermo, squartaro che... Cioè, dominatore che mi fa un casino. Anche tu. Boh, boh. Minchia. Mi sta trapassando la struttura. Ok, qua è chiuso. 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 Possiamo andare a consegnare. Se abbiamo tempo, ragazzi, Sempre se abbiamo tempo. Ho preso la fenice perché devo fare velocissimo. È proprio una gara contro il tempo. Guardate com'è però più veloce. Un razzo rispetto agli altri.
Allora, dov'era? Nell'Aigron? Sì. Guarda come ho fatto veloce. Dammi qua. Ha dato poca exp, ma non ci voleva un cazzo farla, quindi la facciamo lo stesso. Passiamo da qua. Da un bel po' che non faccio il tragitto andando da questa parte. E tipo, di chi è questa pazzia? Golden Boy, minchia. E questa pazzia? Vincetta. Oh shit. Aspettate un attimo. Devo fare una cosa al cell. Minchia, giusto in tempo, ragazzi. Ottimo. Non mi piace così tanto curva, lo devo fare. Minchia, che brutto. No, lo devo fare in un altro modo, assolutamente. Off stream ci penso un po', ci lavoro un po'. Parcheggiamo la nostra Fenice qua. Il coso qua. Il marmo va qua. Questo me lo tengo in mano. Questo, guarda, lo do a Dominator. Chi è? Questo poi ci penso dopo, ragazzi. Perché non c'ho tempo. Non c'è tempo. Chiudiamo. Ok, chiuso. Chiuso. Facciamo un check up, ragazzi. Chiuso. Perfetto. Anzi, dammi in mano questo. Tutto più, guarda, faccio un controllo. Io ho molta paranoia quando faccio sto passaggio. Allora, uno chiuso, due chiuso. Tu dammi qua. Penso a te dopo. Due chiuso comunque. 3 chiuso, 4 chiuso. Se ce la faccio, 5 chiuso. Ottimo. Bene, ragazzi. Ah, la trasmissione di TV Pane Ghiaccio oggi chiude così. Io sono Ziriot, questo è TV Pane Ghiaccio e ci si becca domani, ragazzi, con una bella serata. Il venerdì e il sabato c'è sempre una bella serata. Domani si raida, si fanno altri giochi, eccetera, eccetera. Non mancate domani, eh? Vi aspetto. Ciao, belli!